a tutti, qua è Duelist Brothers e bentrovati in questo nuovo video. Un video diverso dal solito perché oggi andremo a iniziare un nuovo format su questo canale che si chiamerà Sistemazione della Collezione, perché appunto ho copiato questo format, lo dico senza problemi, da The Pokémon Collector, che è un altro youtuber che però tratta Pokémon, che lui ogni domenica fa vedere la sua collezione e sistema i nuovi acquisti. Ecco, parto col presupposto che io non ho la sua collezione, ho fatto molti anni, più o meno 4-5, a non interagire nel mondo Yu-Gi-Oh!, cioè non ho comprato, non ho scambiato, non ho fatto deck, non ho fatto niente. Quindi devo ancora recuperare l'edizione del 2014-2015 in poi, fino ad arrivare a quando è iniziato il 2017. Quindi se vedrete l'album, anzi gli album un po' vuoti, non dovete preoccuparvi. Iniziamo, vi presento il primo album. Come vedete io non uso nessun album dell'Ultra Pro, quelli lì mega costosi, uso per adesso quelli i faldoni, scusate, e in parte ho stampato questa cosa di Yu-Gi-Oh! Brains, che non saprei neanche come definirla, però mi sembrava carina. E poi ci metterò anche la copertina davanti. Allora, questo è il primo album e parte dal 2013 e arriva fino al 2017, se non mi sbaglio, esatto, con distruzione del circuito. Gli acquisti che ho fatto, acquisti tra virgolette, per prima cosa sono tre pacchetti di Battle Pack 2 Guerra dei Giganti. Per quale motivo? Perché al suo interno si possono trovare le divinità egizie. E anche se non è in prima edizione, li ho pagati una miseria, 1 euro in edicola per ovviamente 5 carte, quindi non è che poi il massimo che puoi trovare è una rara, cioè il massimo che puoi trovare. Io in questo caso ho trovato Slifer, infatti, in questo pattern che non so neanche come dirlo, sembra la Starfoil, ma non è ovviamente la Starfoil. Poi ho preso Drago Fantasma, Truppa della carta, Garnagagaga e Ruggito orgoglioso. Vi faccio vedere velocemente le carte che andremo a mettere nell'album, ovviamente, e a slivare, perché ci tengo alle mie carte, quelle più rare, ovviamente. Gabbia d'acciaio dell'incubo, Guardia della carta, Ricordo di un nemico, che ho il distruttore di spettri, distruttore della battaglia. Andiamo veloce perché sennò dura un'infinità. Niente. Ogni domenica o anche di giovedì, quando capita, infatti mi sa che questo video uscirà giovedì, andrò a farvi vedere i miei acquisti, cioè non ne faccio tanti durante il mese, però quando capita, quando esce per esempio il Battle Box, l'ho preso il capitolo 1, adesso mi sfugge il nome, comunque quello che è uscito adesso l'ho preso, quindi un po' ci sarà sicuro da farvi vedere. Iniziamo con Battle Pack, che è il 2013, non so se l'ho passato, vediamo. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se vi piace questa serie e se devo continuarla. A me fa piacere perché al posto che farla da solo, eccolo qua, al posto che magari mettere a posto le carte da solo, ve le faccio anche vedere, quindi può essere anche tra virgolette rilassante questa cosa. Come vedete, 2013-2014 ho abbastanza carte, intanto ho buttato la telecamera, però vabbè, ho abbastanza carte dentro, sono le comuni non slivate, invece le foil, per come si può dire, le slivo, infatti c'è anche questo e Slifer, che poi lo volevo trovare perché è carino, cioè, come tutti è una carta della nostra infanzia, quindi poi con questo pattern che ripeto non mi ricordo assolutamente come viene chiamato, però fa niente, mettiamo a posto. Poi che dire, possiamo parlare delle cose uscite. Allora, è uscito Battle Box, come ripetevo prima, che però, questa è rara, non me ne sono neanche accorto,
Il Battle Box che ho preso per un semplice motivo, perché c'erano tante carte, cioè tante espansioni che non avevo unboxato prima, non avevo sbustato, quindi per recuperare un po' mi sono dato da fare. E un'altra cosa che mi viene in mente, io uso i fogli che potete trovare tranquillamente su Amazon. Non sto facendo pubblicità, però se capita la faccio, che sono fogli bucati in parte praticamente per questo faldone, che però sono troppo stretti e io ci ho fatto i buchi e li metto all'interno dell'album in questo modo, perché sono fatti con 9 tasche, quindi sono 18 carta foglio, sono comodi. Metti dentro quei buchi, devi farli tu ovviamente, perché poi se non prenderete questi qua che ho io non fa niente. Però vi consiglio di ordinare la vostra collezione. Andiamo avanti. Io come voi, come molti di voi, perché mi sono anche confrontato, ho riniziato da poco la collezione vera e propria, perché c'è stato un periodo in cui ho lasciato Yugi per la scuola e poi anche per magari i pregiudizi degli altri. In questo momento ho riniziato a giocarci seriamente, anche perché non ho portato nessuna decklist, però comunque vi potete fidare, ho fatto dei deck abbastanza competitivi come il Dragon Link, il Cyber Oscuro, che ho preso anche i tre Structure e ve l'ho portato anche sul canale, e tanti altri. E quindi ho iniziato, diciamo che l'ultimo faldone che ho, che è del 2022-2023, non ho proprio praticamente niente, perché in questo momento i box costano davvero davvero tanto e non posso permettermi di spendere ogni mese 200-300 euro. Abbiamo finito il Battle Pack 2 Guerra dei Giganti. Andiamo a vedere cosa c'è dopo. Questo è stato un regalo di Natale, pensate. Li ho aperti e li ho lasciati lì perché mi ero scordato completamente di questi tre di origine primordiale, prima edizione, presi anch'essi in edicola. Mi sembra costino sui 3,50. Comunque sono 9 carte. Qua mi sembra di avere sbustato qualcosa di interessante, che però questo è stato un regalo delle mie zie. Guardate, vi faccio passare le carte velocemente. Numero 103, non ce l'avevo. Artefatti. Un altro degli acquisti che ho fatto, acquisti tra virgolette, perché come ho già spiegato. Oh, Nobile Cavaliere Ektar, super. Questa è una buona piccata. Un altro acquisto che ho fatto, acquisto tra virgolette perché adesso vi spiegherò, è questo: il Deckbox dell'Ultra Pro, che vi consiglio molto perché vabbè, la conoscerete tutti. Comunque, qualità prezzo buona. Io vi consiglio di far così: di prenderli su Amazon e aspettare che uno dei colori decenti, ovviamente non tipo il marrone, vada un'altra super Avalon, vada in sconto e poi prenderli. Come ho fatto io, questo qua l'ho pagato 2 euro e qualcosa, una miseria, perché di solito si aggirano anche sui 7-8 euro. Allora, origine primordiale è del 2014, me le sono segnate perché non me le ricordo tutte, sinceramente. Non mi ricordo neanche se ho già spacchettato, intanto vedete qualche secret interessante. Vi faccio vedere meglio. Pyrorex, Signore Elementale, Sirenide Abyslate, non so se si dice così. Comunque qua ci sono tutte, vedete questo. Poi se ne è nascosto 7, dove c'è Catena Lavalval, poverina bannata anche. Poi andiamo avanti, Signore della Galassia, Attacco Ionica, ho spacchettato davvero tante, e per i più appassionati, tra virgolette, vedranno che ho preso tutte le tin dei draghi sovrani, delle gocce, delle scintille. Questi qua comunque c'è Tempest, Tidal e Redox.
e poi una bella Ultimate, che però vale una miseria, anche se è molto carina. Andiamo con Origine Primordiale, andiamo a cercarla. Comunque io per adesso ho 5 faldoni, ma punterei ad averne uno per ogni anno, perché la Konami fa uscire talmente tanti box che veramente non bastano. Origine Primordiale. Andiamo subito a prendere le super. Tanto vi ricordo di seguirmi su Insta, che siamo attivi molto anche lì. Infatti avevo già fatto vedere 2 o 3 giorni fa quando l'ho preso il deck box, e vi ho fatto vedere un po' di colori che c'avevo. Alcuni di voi mi hanno anche scritto per interessarsi su quanto l'avessi pagato. Il tag ve lo lascio qua sotto, ovviamente. Origine Primordiale, che avevo già aperto solo una bustina per come si vede, e vedo che ho già un doppione, perché è numero 48 è qua in fondo. Peccato. Ho ordinato anche le sleeve, se vi interessa sapere di che marca sono le sleeve mi scrivete su Insta, io ve le dico. Comunque vi linko il link di Amazon per prenderle, che anche quelle lì stanno sui 4-5 euro, che comunque non è tanto per delle perfect, perché io uso solo le perfect, mentre uso le Dragon Shield per il mio mazzo, perché credo che siano davvero ottime. E poi il ruvidino che hanno dietro è davvero molto piacevole anche quando mischi, perché io diciamo che è una mischiata molto pesante, infatti. Ma lo sleeve water, non lo sleeve water super, ma una mischiata molto pesante. Infatti quando ci sono le carte troppo scivolose faccio fatica a mischiare bene. Che poi per adesso non sto facendo neanche nessun torneo, perché mi sto preparando e non ho neanche il mazzo adatto, a dire la verità. Però più avanti magari vi porterò anche dei video, dei local magari, su dei tornei che andrò a fare. Anche perché le OTS da torneo contengono carte in rarità o carte addirittura inedite, e direi che sarebbe davvero bello avere anche quel tipo di carte da aggiungere ovviamente in collezione. Alcune le vendo, perché quando mi capita una carta tipo Dragoon che sto cercando di vendere, o tipo la Giara della prodigalità, l'ho venduta quella lì, perché non potevo permettermi di tenerla ancora un po' e aspettare che magari o si abbassasse o si alzasse. Però quando è uscito MP21 stava hypata al massimo, e quindi ho detto perché no, l'ho venduta alla mia fumetteria di fiducia. Mi sono ripreso un altro, no, mi sono preso supporti per il Dragon Link, mi sembra che mi sono preso Predaplant. Oh, mi è partita una carta. Sì, mi sono preso Predaplant e poi non mi ricordo, forse Pollusa. Ma Pollusa forse l'avevo presa prima. Vabbè. Spero che questo sia un momento per rilassarvi, per voi, ascoltare me che magari dico 2 o 3 cagate, e come praticamente un podcast, e sentire magari le carte che entrano e non so, per alcuni ho visto che può essere anche ASMR, ma io non è che ci faccio conto tanto a quelle robe. Finiamo addirittura un'altra pagina di Origine Primordiale. Infatti mi sa che l'ultima comune la metterò dietro la bustina, anche perché se no non ci sto dietro la bustina. 2013-2014 è abbastanza pieno, infatti pesa un bel po' l'album. E andiamo con l'ultimo di oggi, l'ultima sistemazione di oggi, che è MP21. Questo è stato il regalo di San Valentino della mia morosa, perché era in sconto, dai, diciamo così, alla GameStop, quindi me l'ha preso i pacchetti quelli
i classici, i mega pack, saltatrice, buco trappola, arrivate qualche carta interessante, questa sembra Ghost veramente quando si illumina. Qua sono Leolo, andiamo avanti, ve le scorro velocemente per farvele vedere. Anche la rara, se ce n'è un'altra di rare. Poi uno degli acquisti recenti che ho fatto, molto recenti, che anche questo vi ho messo su Instagram, è Arsenale Nascosto capitolo 1. Mi veniva Assassini Segreti, però era Arsenale Nascosto prima, che da quest'anno è cambiato molto il pack proprio, infatti come sentite è di cartone duro, e speriamo di trovare il dado quello raro e magari una promo interessante, visto che ci sono i draghi armati che stanno un pochino, magari un drago armato può scappare. Vi faccio vedere un'altra carta che ho preso tra gli scambi, anche se non è una carta bellissima, è la Viverna Occhi Rossi di ANPR. Ho visto che su Card Market stava a qualche euro, a quello che l'ho scambiata servivano un po' delle mie carte, diciamo un'altra carta, e non ho esitato a dargliela. Per me è molto bella e io sono molto affezionato al mostro Occhi Rossi, infatti su due links ho il deck Occhi Rossi, ma questa non la metteremo oggi in collezione. Andiamo ad imbustare le Holo. Le uscite, poi ne stavamo parlando, sono usciti Arsenale Nascosto capitolo 1, che vi dico la verità mi ha deluso. Mi aspettavo ci fossero delle carte più interessanti, invece ci sono principalmente ristampe o prime stampe che non sono così tanto interessanti da cambiare la situazione in questo momento, ovvero guardando anche per quelli che vogliono ricavarci un attimino magari come me. Se tu prendi un box da 14,99, il prezzo pre-release, tu vai a comprare a 14,99 e praticamente ti serve solo una carta per recuperare quello che hai speso, perché attualmente solo una trappola, che in questo momento mi sfugge il nome, sta sui 13, 14, ma anche 15 euro. Quindi mi sembra un po' una cosa inutile. Andiamo a mettere da parte l'MP21 perché ce l'ho su un altro album, però ci tenevo ad imbustarli, e poi andiamo su un altro album, questo fino al 2017, per mettere dentro quello che ho trovato dentro a Battle of Chaos. Dinomorfia Kentre Regina è la mia ultra, sono stato anche abbastanza fortunato, non mi ricordo, ma non credo se sia assicurato il pool, però una ultra che non vale tanto, però abbiamo trovato queste carte. Andiamo a slivare solo Dinomorfia. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi collezionate Yugi o magari lo giocate solo. Io da quest'anno ho iniziato a giocarci seriamente, ma anche un po' dall'anno scorso, però principalmente quest'anno ho iniziato a comprare tantissimi supporti, a stare collegato con le decklist. Come vedete qua ho, per esempio, vi faccio vedere un po', Combattenti Mistici, dove ho trovato delle ultra carine. Guarda, c'è la ristampa di Tempest, Cucina, che vale un bel po', non so per chi l'ha visto, anche se è stata ristampata nel Dorado e adesso non sta più tanto, però una volta valeva un bel po', infatti me la sono tenuta lì, però mi hanno offerto un po' di euro, però ho detto no, va bene, sta lì. Poi c'è Lightning insieme a Tempest, la coppia delle tempeste, bellissimo, anche un mostro cancello, iconica. Andiamo a mettere una pagina nuova perché qua sono arrivato solo al 2021,
solo, ho fatto tutto questo in in una settimana. Andiamo a mettere in una pagina nuova i nostri, le nostre carte The Battle of Chaos. Non ve l'ho detto, quello costa 5 euro la bustina e l'ho presa sempre dalla mia fumetteria di fiducia, dove al suo interno puoi trovare 9 carte. Il trick mi sembra a 2, per chi voglia non spoilerarsela. Io me la sono spoilerata perché ho sbagliato palesemente il trick e avevo la ultra al primo posto, ma fa niente. Poi ci sono acquisti comunque che faccio quando magari sono in giro e vedo qualche offerta o qualche nuova uscita che mi interessa e magari ci spendo quei 5 euro, come in quel caso, per magari cercare di trovare delle carte interessanti, anche perché in Battaglia del Caos, che non ho aperto, vi dico la sincera verità, sul canale perché non ho voglia di fare i video di 2 minuti, piuttosto voglio fare un video adesso, come che siamo a 21 minuti, che però parliamo e vi dico quello che penso. Magari la prossima volta mi preparo un po' di argomenti, adesso sono stato un po' impreparato, lo ammetto, diciamo sono senza copione, però per magari la prossima volta ci prepariamo qualcosa e ne parliamo insieme. Vi porto anche delle novità che portiamo però anche su Instagram, scusate se faccio sta marchetta ogni volta, ma è importante che ci andate a seguire anche su Instagram, che vi spieghiamo ogni nuova uscita di Yu-Gi-Oh! L'ultima uscita, cioè l'ultimo box che deve uscire, per esempio, è il cofanetto GX di Speed Duel, dove dentro ci sono 8 dove all'interno ci sono 8 mazzi, di cui l'ingranaggio antico, l'eroe elementale, lo Jama, ce ne sono tanti, che comunque è una roba carina per chi è un giocatore old school, tra virgolette, che non vuole giocare i Link, non vuole giocare, ma alcuni non vogliono giocare neanche gli Xyz. Quindi per chi vuole stare old school, quella è una buona cosa. Costa solo 30 euro per 8 mazzi, sono più di 200 carte, possiamo capirci. Vi faccio vedere come ultima cosa l'ultimo scambio che ho fatto, che per me è una carta che vale perché mi piace molto, perché ce l'ho già Secret, però in questa versione non ce l'ho e sono molto appassionato di draghi, quindi ho scambiato Cavaliere Signore dei Draghi rara da Duelist Pack. Non mi viene in mente il Duelist Pack, è quello del Faraone. Comunque una bellissima carta, è un drago fusione effetto, Glorio Soldato Nero più drago Ki Blu finale, quindi è molto difficile da evocare, però se le evocate 5.000 d'attacco, 5.000 di difesa, ecco, non so quanti possono contrastare questo vostro. Deve essere evocato tramite fusione, non può essere evocato specialmente in altri modi. Questa carta guadagna 500 d'attacco per ogni mostro di tipo drago che controlli, eccetto questa carta. Prossima volta ve la faccio vedere anche Secret, però anche rara c'ha la sua bellezza. In perfette condizioni. Vi leggo anche l'effetto di Viverna, per chi non lo conoscesse. Durante l'end phase, se non hai evocato tramite evocazione normale posizionato un mostro in questo turno, puoi rimuovere dal gioco questa carta dal tuo cimitero per evocare tramite evocazione speciale un mostro occhi rossi del tuo cimitero, eccetto cucciolo di occhi rossi. Capite che questa carta fa partire, non dico tutta la combo, però fa partire una bella fetta di combo degli occhi rossi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di non avervi annoiato e vi assicuro che la prossima volta ne parleremo di più, vi farò vedere la mia collezione, anzi se vi va commentate se volete vedere la mia intera collezione, anche se non è gigantesca e alcune edizioni non ce le ho neanche, però può dire la sua. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video, se vi va mettete like, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!